Ora voltiamo pagina e, come di consueto, come ormai siamo abituati, vi offriamo una prova su strada delle impressioni di guida di una diversa lettura per ogni nostra puntata. Questa volta tocca alla Subaru Outback D, la per diesel, con il stupendo motore boxer diesel di casa Subaru, e insieme a Lidia Marcucci, la nostra fedele collaboratrice, abbiamo preparato questo servizio dove vi offriamo le impressioni di guida di questa vettura. La Subaru Outback di ultima generazione che insieme a Lidia Marcucci abbiamo guidato si conferma come un valido crossover per diversi impieghi. La linea è elegante, dinamica e sobria, caratteristica dei prodotti della casa giapponese. Si presenta con una mascherina aggressiva con grandi gruppi ottici anteriori che si sviluppano sul cofano motore, dove tronneggia un'ampia presa d'aria. Nell'insieme spicca l'altezza da terra, i generosi passaruota allargati ed i robusti paraurti anteriori e posteriori. L'auto misura 4.775 mm di lunghezza e 1.820 mm di larghezza e la versione da noi provata è quella contrassegnata con il nome Subaru Outback D con l'allestimento Trend, equipaggiata con il motore boxer turbo diesel di 1.998 cm3, 150 cavalli di potenza abbinato ad un cambio manuale da 6 marce e dal filtro antiparticolato per abbattere le emissioni, oltre al sistema di trazione integrale permanente Symmetrical AVD. Gli interni seguono la linea e filosofia Subaru, ovvero sobrietà e qualità, oltre a molta cura nelle finiture, ma senza nessuna sofisticazione. I comandi sono tutti a portata di mano, già dal volante che ospita a sinistra i comandi della radio e quelli vocali e il Bluetooth del cellulare, mentre sulla destra si trovano i comandi del control cruiser e quelli delle rispettive impostazioni. Il cruscotto è di semplice lettura al colpo d'occhio ed è composto di due grandi strumenti tondi dove a sinistra c'è il contagiri ed a destra il tachimetro, con altri due più piccoli ai lati dove vengono segnalate la temperatura dell'olio e la quantità di combustibile. Invece la posizione del comando del freno a mano è inconsueta e bisogna ricordarsi. Infatti si trova sulla sinistra in basso, posto dove in generale si colloca l'apertura del cofano motore. La marcia è silenziosa e qui bisogna ancora lodare il lavoro fatto da Subaru con il motore boxer diesel e la delicata erogazione della potenza è piena a partire da 1800 giri circa, grazie all'ottimo cambio a 6 marce. Spicca l'elasticità dell'insieme e sia Lilia che il sottoscritto abbiamo provato a innestare la sesta marcia a solo 70 km all'ora, senza nessuna lamentela particolare del propulsore. Nelle immagini che vedete, girate a cavallo della Brianza lecchese e milanese, potete vedere la marcia in mezzo al traffico, ma l'abbiamo anche guidata in fuoristrada e le doti della trazione integrale permanente di Subaru sono ottime. Ovviamente, nella circolazione in ambito urbano, la lunghezza dell'auto non facilita le cose e nemmeno la mancanza dei sensori anteriori e posteriori che per una macchina di quasi 5 metri sono molto utili. Il consumo è contenuto in 7,70 litri ogni 100 km nel ciclo urbano, 6,40 litri nel ciclo combinato e si riduce a 5,60 litri per ogni 100 km nella marcia extraurbana. La versione da noi provata, ovvero la Subaru Outback 2.0D, equipaggiata tra altre cose con il sistema di aiuto alla partenza in salita, tettuccio apribile ed ABS, viene offerta di listino al prezzo di 40.350 euro. In questo modo finiamo la puntata numero 17 di Moto News, vi diamo appuntamento la settimana prossima se volete, e con altre novità del mondo dei motori in generale, sportive, non sportive, vecchie signori come abbiamo visto nel servizio di Peugeot in questa puntata, e anche novità di prodotto e di tutte le ultime del mondo dell'auto. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete a questa radio. Grazie, arrivederci, alla prossima.